Buonasera, buonasera e benvenuti. Nuovo appuntamento con questa trasmissione Ci Divertiamo, campionato di Serie D e campionato di Serie C. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Benvenuto e lo ringraziamo il vicepresidente del Giulianova Calcio, del Real Giulianova, Franco Di Giulio. Buonasera, grazie. Buonasera vicepresidente. Tiziano Lauducci, il nostro opinionista, sei il presidente, l'opinionista dei presidenti, il presidente degli opinionisti. Perfetto, grazie Tiziano di essere presente. E poi c'è il direttore sportivo Luca Di Pasquale. Buonasera Luca, buonasera, grazie a voi di tutti. Essere tornato. Sempre un piacere. Nel nostro studio. Allora, siamo ormai alle battute conclusive sia del campionato di Serie C che del campionato di Serie D. Intanto in giro, diciamo subito, poi ci torneremo anche con dei contributi, c'è questa bella notizia che il Teramo, nonostante la sconfitta per 3-2 in trasferta a Trieste, si è salvato proprio per la dinamica di altri risultati favorevoli, comunque con gran merito quest'anno, dopo due stagioni davvero piuttosto travagliate sotto questo aspetto. Il Teramo, con una giornata di anticipo, si è salvato e noi siamo contenti e felicissimi. Sì, ecco, sì. Qui la classifica proprio del girone B, quello in cui è inserito nel campionato di Serie C il Teramo. Vedete che il Teramo in pratica con 42 punti è irraggiungibile da chi è a quota 38. Ricordiamo che in questo campionato l'ultima retrocederà senza appello e poi penultima e terzultima disputeranno i play-out. Il Teramo è in salvo con 42 punti, quindi può in qualche modo prendersi sicuramente con grande serenità, può guardare la prossima giornata che è l'ultima, ospiterà in casa la Ternana al Bonolis ore 15 domenica. Tra l'altro anche qui per una serie di risultati magari favorevoli, qualora il Teramo riuscisse a battere la Ternana, il Monza dovrebbe vincere la Coppa Italia, poi l'Albino Leffe non deve battere il Vicenza in casa, potrebbe addirittura conquistare anche un posto, il decimo posto, l'ultimo utile nella griglia dei playoff. Però insomma tutti questi ragionamenti si faranno magari a fine stagione. Dall'altra parte alcuni verdetti importanti nel campionato di Serie D, ma non tutti, anzi molti sono in bilico. Io direi di cominciare, visto la presenza del Giulianova Calcio, del vicepresidente Franco Di Giulio. Allora, il vostro verdetto, diciamo, facendo tutti gli scongiuri, non è ancora la salvezza, non è ancora raggiunta aritmeticamente, però ci siete vicinissimo. Domenica ospiterete tra l'altro il Cesena, al Cesena basta un punto per salire in Serie C, a voi basta un punto per rimanere in Serie D. Le partite purtroppo si devono giocare, bisogna giocare, durano 90 minuti, in 90 minuti possono succedere tante cose, però io penso che non ci sia nessun problema, a parte quello che ha detto lei, che il Giulianova giustamente deve vincere o al limite pareggiare, è più che sufficiente. Nello stesso momento il Cesena c'ha un risultato, la stessa cosa di pareggio gli va bene, quindi secondo me è il risultato giusto, un bel pareggio, un bel festeggiare per tutti, festa per due, festa per siccome due, aspettiamo un sacco di tifosi anche da Cesena. A proposito, le ultime notizie addirittura oltre 400, forse parliamo anche 400-500 persone, ma 450, quello, 450, quello che aspettiamo di più è il nostro pubblico. Ecco, questa è intanto la classifica del girone, sì, F del campionato di Serie D. Il Giulianova ha 43 punti, con un punticino sarebbe irraggiungibile dalle squadre che poi devono disputare i play-out, quindi il Castelfidardo è l'unica retrocessa sicura per il momento. E poi c'è grande bagarre, poi aspettiamo il grande pubblico di Giulianova, come tutte le volte, come avete visto ci hanno seguito addirittura anche a Messina, quindi aspettiamo un pubblico veramente numeroso domenica a Giulianova e ci auguriamo di fare una bella partita, di raggiungere il traguardo che è quello della salvezza. Oh, però voi siete arrivati a questa quota grazie all'ultimo successo nel derby contro il Notaresco. Ma guardi, io devo dire che le ultime due partite sono state due partite veramente giocate con agonismo, io parlo sempre agonismo tecnico, giustamente da tutte e due le squadre, sia contro il Pineto sia contro il Notaresco, è stata una partita vera, una partita che abbiamo vinto e abbiamo anche meritato di vincere, perché io ho visto che i ragazzi hanno dato tutto, quindi sicuramente sono due partite importanti questo qui, però il nostro discorso è da tornare un po' indietro da quei 3-4 punti che abbiamo lasciato in giro, tipo Castelfidardo, tipo Sant'Arcangelo, no? Dove vince una partita 2-0. No, ma erano anche quelle famose partite che ha detto anche il mister, bisogna
Sì, Isernia prende il gol all'ultimo minuto su un'azione impossibile, ma io penso... Insomma, potevate soffrire meno, sì, ma quello che ci ha danneggiato ancora a noi di più sono le partite giustamente di Coppa Italia, che purtroppo non abbiamo un organico da poter fare il campionato più la Coppa Italia. Dove siete arrivati in semifinale, siete stati eliminati dal Messina anche in una maniera un po' rocambolesca. No? Pensa durante che noi eravamo parlato con il presidente 15 minuti, noi eravamo lì. Sì. 15 minuti 2-0 per il Giulianova, insomma, certo. Io ho detto a questo punto questa partita finirà 4-0. Andata 1-1 e lì avete perso 3-2, però conducevate. Non potete immaginare cosa è successo tra il primo e il secondo tempo. Quindi, lo so, ce l'ha raccontato in parte il presidente Bartolini. Purtroppo è andata come è andata. Contavamo di fare lo spareggio di Coppa Italia, non ci siamo riusciti, ci siamo salvati, ma per noi è un grande successo perché è il primo anno che facciamo la Serie D. Perché ricordarsi che sono 3 anni, sì, andare dalla promozione direttamente in D e salvarsi. La piazza di Giulianova, questo è altro, no? La piazza di Giulianova è quello che è. Io ho sempre detto che bisogna ringraziare questo personaggio che è venuto dalle Marche, Luciano Bartolini. Bartolini, che a un certo punto è venuto giù, giustamente sapendo tutti i problemi che c'erano e tutto quanto, perché ogni domenica giustamente devi stare in un pubblico di 400-500 persone, quelli vogliono vincere e vogliono che si gioca il calcio, quindi non è facile tutte le domeniche fare questo, e noi ci siamo riusciti in questi 2 anni e oggi come oggi siamo anche quasi salvati nella Serie D, quindi programmiamo per il domani e vediamo cosa succede. Tiziano, una domanda per il vicepresidente? Una domanda oppure... naturalmente la faccio prima a Luca di Pasquale. Cui, sì, certo. Luca, anche tu sei contento di questa ormai salvezza raggiunta? È soltanto una questione di dettagli, domenica, 90 minuti che poi... No, perché vedendo la classifica, ma non ricordo, Giulianova anche perdendo e vincendo il Forlì, c'è il vantaggio degli scontri diretti. No, mi sembra proprio di no. Perché Giulianova fece 2-2 la Forlì, mi ricordo, fece messa la doppietta di palo e vinse in casa. Sì. Quindi credo che Giulianova, a prescindere da... Quindi credo anche, giusto per dire a titolo, vabbè, sono contento. Noi comunque la partita la dobbiamo giocare, la dobbiamo... Vabbè, quello non si mette in dubbio, anche perché è una cosa ovvia con le televisioni e cosa, non è che si possono fare. Però io sono andato a vivere a Giulianova l'anno che vinse il campionato, dalla C2 alla C1, lo spareggio di Foggia con l'Albanova. Quindi io ho vissuto il periodo buono di Giulianova con l'era Quartilli e cosa, di un calcio fatto in una certa maniera. Quindi è normale che ti appassioni e prendi la... Poi una realtà, sinceramente parlando, che secondo me rapportata a abitanti e tifoseria c'è una percentuale altissima a livello nazionale. Io mi ricordo gli anni della Serie C, faceva 2.000-2.500 abbonati, una realtà di 22.000 abitanti. Cioè allo stadio andavano 4-5.000 persone, che era il 30% della popolazione. Cioè, secondo me, direttore, quei tempi sono finiti. Perché no, quello non lo metti in dubbio. Oggi, cioè, e le grandi aziende non si affacciano più a calcio come una volta. E i piccoli imprenditori, i poverini, soffrono perché quello che la restrizione che c'è adesso e tutto quanto è difficile. Non è che possono buttare dei soldi al calcio. Quindi ci dobbiamo accontentare di quello oggi come oggi che abbiamo Giulianova. Sicuramente, se si trova nel programma che si andrà a fare personaggi importanti che possono dare una mano a Giulianova, allora si possono fare tutti i programmi che vogliamo. Altrimenti io non stavo criticando la società attuale, io stavo dicendo che avendo vissuto un periodo d'oro è normale buono, che mi fa piacere che Giulianova si salvi e rimanga in Serie D, tanto ha rischiato di salire il Lega Pro, la Pianese, molte realtà, il Gianni Erbino, se no, perché dietro ci deve essere anche una programmazione, i soldi non sempre fanno vincere. Lo vediamo anche in Lega Pro nelle categorie inferiori, cioè il Messina, anni che... Cioè, l'importante è la programmazione, ho detto che Giulianova deve spendere 1 milione di euro per andare in Lega Pro, se poi va in Lega Pro non la puoi mantenere, non serve, meglio programmare con un gruppo imprenditoriale una certa programmazione, uno dice siamo 10 soci, 8 soci, un conto uno da solo mette 100.000 euro, un conto 10 soci 10.000 euro a testa. Tu vivi a Giulianova e sai che a Giulianova oggi come oggi non esistono 5-10 imprenditori che possono. Io vengo da Montesilvano, non c'ho niente che fare con Giulianova. Sì, sì, Bartolini viene dalle Marche, ci sono altri soci e chi viene da Chieti, chi da altre zone. Quindi diciamo che in linea di massima quel programma che giustamente tu dicevi non è possibile oggi come oggi farlo.
un domani può succedere. Questo magari, Franco, è il problema che più vi attanaglia a livello societario, per cercare, ecco, una società più solida sotto questo punto di vista, con programmi, come diceva Luca, a lunga gittata, ma sicuramente solidi e consapevoli. Sicuramente bisogna dare alla piazza una squadra importante. Sicuramente bisogna tenersi buono, prima di tutto il Bartolini, perché secondo me ha fatto tanto per Giulianova. E come questa rimarrà il presidente? Ma secondo me rimarrà Giulianova. Però è logico che devono succedere tante di quelle cose, perché giustamente noi abbiamo grossi problemi, per esempio con lo stadio, che tu sai. Noi abbiamo un programma, noi paghiamo tutto dalla A alla Z, ma io non penso che nessuna squadra in Serie D o in eccellenza che sia, sia organizzata in quel modo lì riguardo al comune. Io mi ricordo quando stavo nella Natocuria Angolana e il comune di Città Sant'Angelo, che è un comune uguale a tutti gli altri, con le regioni non hanno soldi, non hanno niente, comunque stava vicino alla squadra, al limite tutti gli impegni per quanto riguarda lo stadio se li caricavano loro. Lì a Giulianova succede che a un certo punto Bartolini se stesso deve pagare dalla A alla Z, non è mai successo da nessuna parte al mondo, quindi evidentemente anche la questione politica, bisogna rivedere la questione politica di Giulianova, adesso si voterà, quindi vediamo un po' con le nuove votazioni, cambieranno un po' di scenari, sicuramente ci saranno dei personaggi che sono all'altezza o gli piace il calcio, allora cambia un po' tutto il regime, altrimenti secondo me ci ritroviamo nelle stesse condizioni di questo anno e degli altri anni. Poi c'è stata anche la sfortuna che il comune di Giulianova pure commissariato, e c'è il commissario sul commissario, quindi forse il primo caso in Italia, quindi è normale che si risolva anche questa situazione. Tornando invece alla partita, al derby di Notaresco, guarda, è stata una partita perché voi l'avete risolta nel finale, sì, no? Ma guarda, però possiamo dire che il primo tempo abbiamo giocato solo noi, sì. Secondo tempo giustamente loro sono venuti fuori, perché giustamente pensavano forse di con i tre punti potevano avvicinarsi, aspirare anche alla zona, ma in realtà secondo me non gli servivano a niente neanche i tre punti. Però non è, cioè, è stata una partita anche cattiva. È stato un parlo di una cattiva, cioè, a livello agonistico parla sempre cattiva, però giustamente è così, il calcio è così, loro ambivano di vincere la partita, noi dovevamo vincere la partita e alla fine abbiamo vinto noi. Sicuramente. Una partita, ecco, ci sono tanti tifosi sicuramente anche da Giulianova, no? Ce n'erano 450-500 a Notaresco, più nella tribuna ce n'erano altri 100-150, è un tiro di schioppo, quindi, veramente, sì. Quindi voglio dire, con quel pubblico là non ti puoi assolutamente a pochi ho detto prima, ci hanno seguito addirittura a Messina, quindi sì, è vero. Fare 800 km 8-8, 1600 km non è da tutti, comunque non è mette da tutti. Voglia, mette voglia. Questa passione deve anche in qualche modo, e io penso che il Bartolini viene spinto proprio da queste cose, perché la passione lui dei tifosi, bravo, solo per quello, perché il resto secondo me è tutto da rivedere, Giuliano. È tutto da rivedere, vabbè, comunque chiaramente Franco adesso... di Luglio ci sarà ancora, ma sì. Io penso se c'è Bartolini sicuramente rimarrò, voglio dire, anche la partita col Pineto è stata una partita, noi vincevamo 1-0 contro il Pineto, è stata una partita che addirittura loro volevano vincere, perché come ben sapete volevano fare gli spareggi, quindi a quel punto lì sono state delle partite. Io invece a volte, ecco, per esempio loro dopo sono andati a Agnone, hanno perso 3-1, quindi voglio dire, evidentemente contro di noi comunque c'è stato un campionato tutto da vivere fino all'ultimissima giornata, perché ripeto, tanti verdetti non sono ancora stati, anzi soltanto per quanto riguarda le abruzzesi, il Pineto è sicuro di disputare i playoff, non da quale posizione ancora si sa, però è sicuro che disputerà i playoff, perché per esempio il Francavilla è entrato adesso nei playoff, però ha il fiato sul collo la da San parte Giustese. Della San Giustese, ha soltanto un punto di differenza, anche se Francavilla la prossima la giocherà in casa contro la Savignanese, che magari dico io non ha più molto da chiedere a questo campionato. Ma dopo campionato. Non è così, bisogna, non è così, perché infatti abbiamo visto anche delle partite, insomma, che sono state, guardi, da noi è venuto in Montegiorgio, dei risultati strani. Montegiorgio salvo ormai da 5-6 giornate, ha giocato la sua partita, ma ha giocato con cattiveria, quindi sono stati dei falli. Magari il Forlì si pensava che potesse avere vita facile domenica a Iesi, e invece ha pareggiato, altrimenti il Forlì sarebbe quasi salvo, certo, perché adesso giocherà in casa la prossima. E invece finita nei guai Tiziano un po' la stesa.
ha perso in casa contro l'Avezzano. Magari l'Avezzano con questi tre punti spera, potrebbe addirittura, poi vedremo un po', anche sperare in una salvezza diretta. Se vince domenica. Se ci sono, se vince no, devono verificarsi altri risultati. Sì, devono comunque, deve pensare a vincere domenica. Sì, deve pensare a vincere anche per avere nella griglia dei play-out una posizione migliore, sicuramente. È stato un risultato impensabile alla vigilia, perché sai, comunque il nuovo mister aveva cominciato Papagni parliamo della bene Vastese, con buoni proposti, ottimi risultati, la squadra pare che si era quagliata in un certo modo, però ahimè sono stato un come secondo te buco, qual è la cosa nell'acqua. Che non ha funzionato in questa Vastese? Ma che ti devo dire, difficile da capire perché sembrava tutto al posto giusto con l'arrivo di Papagni, grande entusiasmo. Si è visto, ripeto, delle belle partite, del bel gioco e tutto quanto, e poi ahimè l'ultimo mese è tornato tutto come era prima, è come quando non si fosse fatto nulla. Forse calciatori anche abituati a lottare per un obiettivo diverso dalla salvezza. Ma questo lo potrebbe spiegare chi vive lo spogliatoio, chi vive l'ambiente. Dove mai vi fosse un intervento con il presidente Bonami, forse mi dicevi. Può darsi che più avanti lo chiameremo il presidente, anche perché oggi abbiamo letto che addirittura non si sa se lui rimarrà alla guida della società. Ma magari è un momento anche un po' di delusione, di sconforto. Esatto. Ma vabbè, poi ce lo faremo dire da lui. Che ci sta, è legittimo anche l'espressione emotiva di Bolami, che poi sono sicuro che alla fine non mollerà, però è il primo tifoso della Vastese. Luca, ti vuoi inserire in questo discorso della Vastese? Secondo te quali sono state le difficoltà maggiori che ha incontrato quest'anno squadra? Si dice chi ben comincia è a metà dell'opera. Quando parti male, tampone per tamponare, copre un buco e ne scapri un'altra. Ricordiamo che ci sono stati tre, secondo me, è nato il fatto tre allenatori che si sono alternati. No, ma anche i presupposti iniziali erano completamente diversi. Io col presidente c'ho un buon rapporto, lo stimo tantissimo, ci sentiamo spesso. Io disse, presidente, la squadra forte è buona a fare, ci mancherebbe altro, perché l'Asta è una piazza in realtà importantissima. Ma sappi che o il Bari o il Cesena potenzialmente caprà sto girone. Quindi è normale che o fai una squadrona veramente al di sopra di ogni aspettativa, oppure sappi che te la devi giocare, basta vedere in materia che ogni anno fa squadre di un certo spessore, e non è facile, quando hai 80-81 punti e non vinci, è anche un peccato. Certo. E là purtroppo forse un'ambizione diversa, stimoli particolari, e non sono partiti col piede giusto, polemiche su polemiche. Poi i cambi, direttore sportivo, allenatore, è normale che non è facile trovare la quadra iniziale. Anche Luca, prima è un po' chiave, no? Su quello, sul da farsi, perché poi sai, quando si cambia in modo repentino, ma è normale che una strategia di mercato e poi si cambia e si rimette. Va a scombussolare un po' tutto, ecco. Sì, perché Vassa ha tenuto soltanto Leonetti, Stevaletta e Fiore degli anni addietro. Quindi anche ripartire con 7-8 undicesimi nuovi non è facile, vuole il tempo. Poi siamo sinceri, alcune partite le ho viste pure, la Vastese vinceva 2-0, 3-0, faceva 3-2, cioè poi tante situazioni hanno messe in discussione. Il problema è che poi entri anche in un vortice difficile da cui venire fuori, quindi poi non è facile. Poi è stata altalenante, faceva filotti di 4-5 risultati utili consecutivi, poi delle debacle in casa, pareggio fuori, perdevi in casa e si rimetteva nei bassi fondi. Poi è ripartita benissimo e è stato proprio un anno, mi auguro che facilmente riesca a salvarsi. Poi la battuta d'arresto col Castelfidardo, tra virgolette, inaspettata, quello tiravi lascia passare per una salvezza tranquilla e festeggiata prima. La problematica secondo me è che quando fai una squadra perlomeno per fare belle cose, come è prospettato la stessa, e poi ti ritrovi nelle acque limacciose della bassa classe, i giocatori mentalmente e anche strutturalmente non sono abituati a giocare in quelle situazioni, è là che si vede magari le magagne, perché i giocatori il Leonetti, il Fiore, non sono abituati, sono giocatori che hanno sempre disputato campionati all'avanguardia, trovarsi
in fondo alla classifica, le angosce, le pressioni, non sempre poi riescono a sopportare. Sono realtà importanti, io comunque penso che... Poi sono due giocatori simboli, ma il discorso vale un po' per tutti, ecco. Ma comunque aveva una rosa importante, secondo me. Quello, quindi... Bisogna vedere cosa è successo anche negli spogliatoi, bisogna vedere tante cose. Poi quando fattori, stai il fatto di aver alternato tre allenatori sulla... Sì, già quello secondo me può pregiudicare... Coesione sicuramente, sì. Senza... voler poi basterebbe anche l'episodio, non voglio tornare sempre sulla stessa, essere retorico, pure il fatto del rigore col Cesena, che l'arbitro, il giocatore Biondini, basta vedere la cosa plateale, mette la palla per battere la punizione, sì. L'arbitro indica il calcio di rigore, cioè io subisco fallo, sto fuori, piazzo la palla sul limite dell'area, poi l'arbitro va a indicare il rigore, sì. Sono d'accordo. Poi tante cose, poi ha chiesto il filato, altri episodi. Tante come l'annata che purtroppo, come si dice nel gergo, sei appesa e devi fare di tutto affinché le rimetti. E comunque guardando al prossimo impegno della Vastese, la Vastese gioca... Gioca a Ragnone, non è facile, è un campo ostico. No, ma più che altro perché l'Agnonese ha bisogno di punti, perché tra l'altro potrebbe anche con alcuni risultati retrocedere se dovesse perdere. Quindi, ma anche il pareggio. Sì. L'Agnonese, se dovesse pareggiare, Liserne vince a Materica. Liserne ha preso 4 punti all'Agnonese. Esatto. L'Agnonese poi c'è il Sant'Arcangelo che sicuramente. Sta giocando bene. Sì, ma gioca in casa il Sant'Arcangelo contro il Notaresco. Notaresco è un'ottima squadra. L'Agnonese, però... anche con il pareggio, che alla Vastese sarebbe oro, rischia di retrocedere l'Agnonese come penultima. Sì. Cioè, talmente degli equilibri e degli incassi, sì, che purtroppo sono fino degli incassi, tutti che degli incroci, tu pensato, io penso, questa è la classifica, la vediamo. Parto da un presupposto, secondo me domenica devi pensare soltanto al tuo rettangolo di gioco e i tuoi 90 minuti, esatto. Non pensare che ti chiamano vincere, la tua zero, esatto, a vincere e basta. Bandite le radioline, i cellulari. Io sempre, tutti gli anni dico quando c'è una squadra, si dice così, le però ultime poi, due partite, insomma, magari il calciatore o a vincere o si informa in panchina o a retrocedere, non ci deve mai arrivare alle ultime due, perché le ultime due succede, può succedere davvero di tutto. E abbiamo parlato insomma della Vastese, e c'è l'Avezzano che invece, insomma, peccato davvero, perché oltre ai famosi tre punti di penalizzazione che adesso avrebbero consegnato la salvezza alla squadra marsicana, e l'Avezzano ha perso 9 volte in casa, al De Marsi. E quello è stato proprio... Di quei 5, credo, nelle ultime 5. Sì. No, ma il bello è che ha perso col campo basso, sì, che nelle ultime 5 ne ha perse 4. Esatto, che non aveva nessuno. Vedi poi come è il calcio. Quindi il calcio, come ricordavo, un gol dubbioso. Insomma, è malandrino il calcio, malandrino, ma non delicatissimo, e quindi anche dire che un punto basta sia al Giulianova che al Cesena, sì, sulla carta sì. Basta per far festa tutte e due, no? Però bisogna comunque giocarla la partita, sì. Non è che uno insomma può... Giusto? Sono contento che al Giulianova... Domenica, una bella giornata di sole, veramente, come c'è da dire col vicepresidente. Siete informati con il meteo? Ci sarà il sole, ci sarà il sole. C'è il commissario a giorno, mettete un drone sopra, coprite, fai 3.000 persone in casa, è veramente una giornata. Sarà una giornata giallorossa. Anche se i giocatori non si vanno neanche tanto, come si dice nel gergo, a farsi del male, nel senso buono della parola, cioè alla fine a che serve? Lo so, non è che però, vai a falsare un campionato, è sempre una partita, sono 90, stai là, è normale che bisogna disputarli tutti. Allora, io credo che siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria. Allora sì, facciamo così, la linea torna in regia a Massimo Paciglio e subito dopo torneremo a parlare con i nostri ospiti in studio, tra poco. Bene, di nuovo in studio per la seconda parte, vi ripeto gli ospiti di questa sera: il vicepresidente del Real Giulianova Franco Di Giulio, il nostro opinionista Tiziano Lauducci e Luca Di Pasquale, direttore sportivo, anche lui di Giulianova, però insomma è stato direttore sportivo in varie squadre abruzzesi. Stavamo parlando dove è andato lui adesso, poi lo diciamo dopo. Lo diciamo subito, lo dico io. Allora, il Termoli, il nuovo proprietario, è
Giovanni Di Girolamo. Di Girolamo. Gio Sport. Alias Gio Sport. Complimenti. E lui è una, farà una sorta, è una sorta di direttore sportivo e direttore generale. Complimenti a te e complimenti a Gio Sport. Ma soprattutto al presidente, perché come dicevamo prima, i presidenti sono quelli che mettono in condizione di lavorare. Quindi con le prospettive di grossa squadra, si ma anche Termoli, allora, giustamente. Termoli. Solo che credo che ci sia in linea il presidente della Vastese, Franco Bolami. È così? Presidente. Buongiorno a tutti. Buonasera, buonasera, caro saluto anche alla nostra. Buonasera Presidente. Allora Presidente, che cosa insomma sta succedendo? È successo? Non siete ancora salvi, anzi dovete vincere per evitare proprio qualsiasi calcolo e qualsiasi incrocio pericoloso domenica in Molise in casa dell'Agnonese, che ha bisogno di punti come voi, anzi più di voi. Ma come diceva il direttore sportivo, è un'annata un po' particolare, forse il pallone è altro. Come ho detto all'inizio, c'è bisogno di gente che è motivata, gente che ha fame, gente che veramente mette il cuore, come sto vedendo qua in diretta il tifo che ci abbiamo. E purtroppo noi più di questo non possiamo fare. L'ho fatto tanto, sto facendo tanto. Però dovete fare un grosso sforzo domenica, Presidente, perché altrimenti rischiate tanto. Stiamo facendo sforzi tutte le domeniche, la squadra. Non è solo domenica. Stiamo facendo gli sforzi tutte le domeniche per mantenere questa categoria che ci compete, la categoria che ci abbiamo messo tanto tempo, sacrificio, e quello che forse mi sta pesando un pochettino, perché fare un presidente di una squadra di D ti leva tanto tempo durante la giornata. Adesso mi sta pesando, però il primo obiettivo è salvare la squadra, i ragazzi lo sanno, gli ho chiesto di fare l'ultimo sforzo, perché salvare questa squadra è come se avessimo vinto un campionato. Ecco Presidente, ma quindi c'è anche un momento di riflessione da parte sua, perché abbiamo anche letto qualcosa sui quotidiani, sui giornali, che insomma sta anche riflettendo magari su un possibile abbandono. Noi crediamo di no, noi crediamo di no, lo speriamo, insomma. Ma Paolo, questo è un momento un po' così di sconforto e di delusione, però ci sta. Sicuramente una settimana di riflessioni, perché ripeto, non mi aspettavo questa annata particolare, perché partire alla grande, come ha detto il direttore, non fa mancare niente ai ragazzi dal primo giorno, trovarti così, anche se penso che non è che i ragazzi volevano questa situazione, non lo immagino proprio. Anche perché sono dei ragazzi che stanno dando tutto, è un'annata storta dove ti fa capire tante situazioni, che nella vita fai dei progetti e te ne riescono altri. Mo vediamo, noi siamo un gruppo di 8-9 soci, se qualcuno vorrà fare il presidente al posto mio. Sta pensando seriamente di quantomeno non di lasciare la squadra, però di magari proprio a causa dei grossi impegni. Lei parlava anche che chiaramente essere presidente di una società di Serie D, comunque di una piazza così importante come Vasto, insomma prende anche tempo, se vogliamo, alla famiglia e al proprio lavoro, no? Sicuramente Paolo, c'è una salvezza da conquistare. Presidente, ci sono degli ospiti in studio che vogliono fare delle domande. Presidente, buonasera. Sono Luca Di Pasquale. Ciao Di Pasquale. È sempre un piacere sentirti. Anche mio, lo sai. Lo so. Volevo dire una cosa. La Vastese senza le presidenze di Bolami e senza dire un piatto di pasta col sugo e non ci sta il sugo. Quindi io penso, per il lavoro che fai, come primo tifoso che sei della Vastese, la prima persona a essere dispiaciuta, so che è il presidente Franco Bolami, ma di brutto, per come so come ci lavori dietro la squadra, il gruppo di soci che ti mantiene tutti gli anni, sei una grande persona che sa raccogliere anche sponsorizzazione e cose varie per il bene della Vastese. E io ti ho visto la partita col San Nicolò, quando del notaresco, quando qualche tifoso ha criticato in curva,
ho visto la tua delusione veramente come dispiacere di persone per i sacrifici che fa per la Vastese. A me dispiace perché conosco la realtà di Vasto e conosco lei come presidente. Io penso che l'annata male può capitare a tutti i presidenti e l'annata storta. Però sono sicuro, presidente, che lei riesce a fare bene anche il prossimo. Ma Luca, io ti ringrazio di queste belle parole, Luca, lo sai, io quando faccio un intendo un impegno ci metto anima e cuore, perché proprio sono fatto così. Purtroppo, ripeto, non è che non c'è più Franco Polani e non c'è più la partita. Adesso ti devo dire che sono un po' stanco e Polani domenica una vittoria, non lo so, mi si ricadono le batterie, c'è qualche altro passaggio positivo, però mi dispiace lasciare adesso perché veramente stavamo costruendo qualcosa di bello per Vasto. E la gente che si sta avvicinando, soci nuovi che mi stanno ascoltando, un progetto per prendere un campo sportivo a Vasto e fare un sintetico, fra un mesetto c'è un appuntamento con delle persone, però ripeto, fare questi altri passaggi, bisogna sedersi a tavolino tutti quanti, ma non come dirigenti, come pastesi, come tifosi, cioè voglio raccogliere un po' tutti, perché la pastesi è un patrimonio dei pastesi. La dimostrazione è che quando sono partite importanti rispondono alla grande, anche con partite meno importanti, che noi abbiamo fatto una media di spettatori di 1000, 1100, 1200, anche quando eravamo male, perciò so quello che possiamo dare e cosa possono dare i tifosi di Vasto, perché io sono vastese doc, loro puro sangue, però se c'è una possibilità, se dovessi rimanere, voglio un coinvolgimento di tutti quanti, perché ripeto, è pesante ma stare tutti i giorni al campo, è pesante avere un'azienda di 32 persone, è un'azienda che deve camminare per forza, perché non si può fermare come tutte le aziende, però noi siamo una società di 8 persone, può darsi pure qualcuno dopo 4 anni si sente di fare un passo, di fare il presidente al posto mio, non è che abbandono, anzi, però se non c'è nessuno non potrò mai abbandonare questa creatura che io ho costruito insieme ai miei soci. Presidente, le ultime due domande le volevo far fare, una al vicepresidente, qui c'è un altro dirigente, il dirigente di Giulianova, che vi conoscete benissimo, Franco Di, e poi Tiziano Lauducci. Ciao Franco. Franco, allora. Ciao Franco, come stai? Non ti sento proprio giù. Comunque questi sono momenti purtroppo che succede, però vedrai che adesso domenica magari farai una bella vittoria e passerà tutto. Io ti faccio un in bocca al lupo per la nostra amicizia e per tutto. Ciao, in bocca al lupo Franco. Franco, eccomi qua, Tiziano. Grazie Fra, grazie di cuore. Aspetto stando lunedì per dopo staccare almeno quei 20 giorni se Dio vorrà. Fai bene. Franco Tiziano, buonasera. Ciao Tiziano, buonasera. Ciao, ciao. Senti, capisco il tuo scoramento e ti sono anche solidale, ma non posso mai immaginare in un prossimo futuro una Vastese senza Franco Polani. Assolutamente no. Per cui ecco, forza e coraggio, basta una vittoria, una bella salvezza e tutto andrà in archivio, perché sei uno, un leone insomma, un passionale del calcio che questo sport ha bisogno di uomini, di personaggi come te, brave persone soprattutto. Questo è quanto, però ecco, volevo brevissimamente tornare anche un po' all'aspetto tecnico di questa squadra. Con l'avvento di Papagni tutto sembrava andare per il verso giusto, però poi si è tornati nel marasma generale. Ma che cos'è proprio effettivamente che non funziona? Cioè, qua è il grosso gap. Una domanda che mi fanno molti, io da di fuori non so cosa rispondere, perché io vedendo la mia squadra, allestimento da settembre ad oggi, i giocatori sono passati. Fai tu, fatti una scheda di giocatori e vedi che nomi sono. Però io penso, come ho detto prima, il pallone, soprattutto come categoria, cioè gente di motivata,
gente di carattere, gente che ha fame, sì. Ragazzi che corrono, ascoltano l'allenatore e si inseriscono nei loro schemi generali, perché ripeto, sì, i nomi ci vogliono, fanno bene, fanno piazza. No, dove nel calcio si deve correre, questo è quanto. Io dico che io la mattina, noi ci alziamo imprenditori la mattina per sacrifici e per portare qualche soldino dentro casa. Se i giocatori non capiscono che le vittorie per loro sono cioè è oro e ossigeno, forse non abbiamo capito niente noi. Noi facciamo sacrifici, non facciamo mancare niente, ogni mese qua è una battaglia. Grazie a Dio sono 4 anni che qua mandiamo il fronte, però io dico che forse se vorrà il prossimo anno, se ci sarò io, partirò senza ambizioni, quello che mi darà ogni domenica accetterò. Sicuramente. Sì, presidente, l'ultimissima, visto che questa è una gara fondamentale, quella di domenica in casa dell'Agnonese, per voi, è a conoscenza che la tifoseria si sta organizzando per seguirvi anche lì, per incitare la squadra? Ma guarda, so che verranno 300-400 persone da parte, ma non ho mai dubbi su questi tifosi, cioè li conosco uno a uno, sono di parte, so che come sono fatto e ho chiesto gentilmente di stare vicini ad essi, perché domenica, ripeto, vince domenica come salvarsi e come vincere un campionato. Non ho capito, si stanno muovendo, è una trasferta vicina, voglio il calore dei tifosi, perché i ragazzi, la mia squadra, i miei ragazzi devono capire che domenica è proprio una partita non importante, ma molto 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 di più. Speriamo bene. Perfetto. Presidente, io la ringrazio, ti ringrazio, insomma ci diamo del tu, del lei, naturalmente in bocca al lupo di cuore per Lavastese e per Vasto Tutta, per questa partita. Grazie a tutti. Ciao, dell'Agnonese. Ecco, comunque è una partita che rimane, credo, abbastanza delicata, no? Perché l'Agnonese, ripeto, potrebbe in caso di sconfitta, anzi quasi sicuramente retrocedere. Poi in casa è temibile. Quindi, l'Agnonese, insomma, vabbè, sarà una partita davvero difficile e delicata, no, speriamo che venga fuori la qualità superiore, sì, indubbiamente, della Vastese. Sì. Però con Meco Monaco è tutto un altro Agnonese, ha trovato il tecnico la giusta dimensione, le giuste alchimie tattiche. Che dire, il campo dirà. Abbiamo qui il vicepresidente, sì, di che ha seguito tutte le partite quest'anno di Giulianova. Tutte. Quindi, a mio giudizio, l'Agnonese non doveva stare in quella posizione. Io l'ho visto giocare una delle squadre migliori. Con Ricciardi, Manzarani. Noi abbiamo giocato con loro la prima forse partita di campionato. Lo stesso tipo di problemi vinto. Che sta attraversando, che ha attraversato la Vastese nel campionato. Chissà. Come forse. Posso dire, senza offesa, sì, che non si offendono quelli di Isernia, la squadra più scarsa che ho visto è l'Isernia. A differenza anche del Castelfidardo. Sì, sì. Cioè proprio non ci, eppure io dicevo 34 però, punti di posso sempre dire che è ben allenata. Vabbè, Massimo Silva è il top nella... Quindi, va, per non avendo nulla come materiale ha fatto bene, sì, però sì, basta pensare, gioca ancora Iaboni, classe 79 come punta, cioè giustamente, cioè, con tutto il rispetto, non è che ti può fare 90 partite, 90 no, minuti per 38. Quest'anno molti hanno sottovalutato il discorso che ci sono più partite, sì, degli anni precedenti, ci sono due squadre in più, quindi non la rosa di 16 titolari, esatto, e 5 devi fare una, soprattutto come Giuliano che aveva anche la Coppa Italia, devi capire che nell'asse lungo puoi avere infortuni. Sì, ma che ecco, Giuliano pure, noi a volte in settimana abbiamo giocato no, tre partite, saranno sfortunati, avete dei vecchietti però super, come, davvero, sì, no? Sicuramente come il grosso di Paolo, delle persone, no, Paolo è 95, vabbè, no di Paolo, diciamo, no, che dicevo, è giovanissimo, di Tozzi Borsoi, Tozzi Borsoi volevo dire, sì, Fuschi, e 4 partite in più sono tante, sono tante, però ma anche noi quello che c'è un po' rovinato tutto sono stati gli infortuni, sì, per esempio Torsi Borsoi, che pensavamo di essere un campionato alla grande, giustamente ha giocato 12-13 partite, quindi abbiamo avuto Fazzini che è stato fuori quasi 2 mesi, quindi sono state queste cose che purtroppo ci hanno un po'
tremendi secondo Napolano, me. Napolano, quattro giornate di squalifica, diciamo che l'uomo, l'uomo inclematico nel centrocampo, colui che il vero signore del centrocampo, è mancato per quattro giornate e pesa come un macigno, Franco, giusto? C'è il ragazzo Barlafante che era infortunato. È molto bravo. Adesso sta dando una grande mano, sì, sta giocando molto bene. La panchina con i giovani. Non so se ti ricordi, sulla linea di fondo, una cosa pazzesca, scartò tutti i guardi direttamente in gol. Che poi non avete potuto, anche per la questione di classifica, non avete neanche potuto mettere in evidenza i baldi giovani che avete anche in panchina, D'Antonio, il Crisci. Il Crisci, purtroppo il Crisci è stato infortunato, il D'Antonio è stato fuori anche lui. Esatto. 2000. Quindi sono state tante cose, tanti fattori che ci hanno creato queste partite che abbiamo detto in Coppa Italia. Purtroppo la rosa era quello che era e siamo anche qui. Voi avete avuto due allenatori quest'anno, no? Prima Stallone, sì, e poi diciamo che diciamo l'allontanamento di Stallone non è stato da parte della società, è stato più da parte del pubblico, perché a un certo punto non c'era più feeling, allora a quel punto lì la società e quel dottor Bartolini si è stato deciso di l'ha confermato anche una qui, persona in qualche modo. Io ho sempre giudicato benissimo, perché secondo me è uno degli allenatori più importanti della Serie D, faceva giocare la squadra e tutto quanto, quindi non è stato naturalmente da parte della società, ma purtroppo da fattori esterni che abbiamo dovuto allontanarlo purtroppo e prendere un nuovo allenatore. Bozzan secondo me è bravissimo, ancora ha bisogno di esperienza, sì. Però secondo me farà l'allenatore, secondo me, anche ad alti livelli. A noi sembra un grande lavoratore, proprio un uomo di campo. Sì, ma c'ha anche molta personalità e capisce di calcio, Bozzan. Io l'ho visto lavorare in gamba. Anche Stallone, a volte rimaneva 2-3 ore dopo finita la partita. Però questo è molto più scrupoloso, Bozzan, proprio, sento anche più giovane, ha anche delle idee un po' più avanzate, delle idee un po' migliori, diciamo, voglio dire, Bozzan senza nulla togliere a Stallone. Si avvicina al gioco di Cudini, se ci fate. Sì, ecco, quello ti dicevo. Secondo me dalla stessa scuola. Stallone è un po' più conservatore, più un po' anarchico, diciamo, che predilige, fatemi parlare, no? Ma tu come opinionista, tutte le settimane stai qua, io il vicepresidente, mica vediamo sempre. Ma non mi togli il filo del discorso. Che fai, come Sembroni, non devo parlare mai, scusa. No, Luca, stavo dicendo, come ha detto giustamente il vicepresidente, sono simili lui e Mirko Cunha. Io ho della fortuna, quando ho fatto il direttore sportivo alla Fermana, di avere capitano e vice capitano Bozzan e Mirko Cudini, quando dall'eccellenza lo spareggio del Flaminio si andò in, e veramente erano due allenatori in campo quindi il loro futuro era già scritto, ecco, quindi poi giustamente l'esperienza di giocatore professionista a più livelli di Cudini, che ha avuto alle spalle anche maestri importanti come allenatore. Bozzan in Serie D ha avuto anche lui si è fatto più da solo. A Parma, sì, la primavera del Parma. Quindi è normale che. Comunque lo rivedremo, secondo me, in avanti lo vediamo. Ma Bozzan che è in scadenza di contratto oppure è stato preso fino a giugno? È stato preso fino a giugno, adesso si vedrà cosa succederà. Sicuramente io, fosse per me, l'allenatore rimarrà lui. Confermato, insomma. Confermato, secondo me, per quello che ha dato, quello che ha fatto e tutto qua. Anche se qualche partita purtroppo anche lui ha avuto i suoi nei, ma su questo succede. Vabbè, dove c'è successo a Stallone, perfetto, succede anche a lui. Il rapporto con l'ambiente, visto che prima si parlava di ambiente nei confronti del vecchio allenatore, io ho visto che lui non ha avuto mai problemi con i tifosi, perché purtroppo in Giulianova abbiamo la tifoseria che calda. Vuol vincere, molto calda, quindi a quel punto lì non è che la puoi assecondare, a quel punto lì devi fare un risultato oppure devi far vedere il bel gioco. E dopo le partite bisogna vincere in un modo o in un altro. Certo. Parliamo un po' del Pineto. Il Pineto che con questo successo interno 2-1 contro la San Maurese ha conquistato l'ingresso nei playoff, ingresso obiettivo matematico. Raggiunto, obiettivo come raggiunto, ha detto adesso il buon c'è Silvio da capire Brocco, guardando la classifica, perché ha un punto in meno della Recanatese, se riuscirà
a scavalcare la Recanatese oppure no, anche se va considerato che il Pineto giocherà l'ultima da Avezzano. Avezzano è, insomma, ha bisogno di punti vitali e quindi avrà sicuramente vita dura. Però insomma ha vinto questa partita in casa contro la San Maurese con due gol, uno sul calcio di rigore del suo capitano Pepe. Tra l'altro, espulso, apro una parentesi, è giornate. Stato espulso, ma c'è stata una vera e propria mazzata perché sette giornate di squalifica. Vabbè, non sappiamo che cosa è il vabbè, io me non mi meraviglio di questo perché posso dire, Napolano quattro giornate ha allontanato, capito, sette giornate sembra allontanamento di un giocatore, ma che ha fatto quattro giornate sul comunicato. Allora, nel comunicato c'è scritto, lo leggo testualmente: per avere a gioco fermo colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava per un polso il direttore di gara e lo trascinava per qualche metro verso di sé, mentre gli rivolgeva espressioni irriguardose. Questo naturalmente è quello che ha scritto sul referto l'arbitro. Sì, sì. Però vedendo i filmati, caro Paolo, sì, che la TV serie... Non mi sembra no, che... lui, secondo me... quando ha calpestato l'avversario, adesso lo faccio vedere, ma non è che l'ha calpestato, credo di sì, lui è andato col piede, Massimo Bacilio ritrova il filmato di taglio perché voleva allontanare la palla, sì, perché giustamente voleva perdere tempo, poi vedendo il filmato con l'arbitro ha fatto, come vedete, non ho fatto niente, non ho visto che ha messo mani addosso al polso o all'arbitro o a qualche altra parte del corpo. Poi, con io labiale, non credo la che l'arbitro ingiuriosa... si sia inventato il no, fatto il filmato, del polso, cioè, però filmato, trascinato filmato, per alcuni metri, trascinato per alcuni metri, cosa... ma non ma Pepe è un professionista, tanto anche che perché è un voglio dire, ragazzo. Era nel, credo, al 93esimo, non aveva senso, ormai anche, la partita era quasi finita, lui aveva segnato pure due gol, dai, mi sembra una credo, cosa dai. Un po' comunque se così, no, che poi se uno va a vedere i filmati della rissa di Trieste, beh, a Spighi dai meno giornate e poi a Pepe dai sette giornate, cioè, beh, non... eccolo qua, vediamo un po', e vabbè, a chi ha fatto? Là. Questo è il fallo sul Diop, no, guarda qui, secondo me si alza, voleva allontanare la palla, guarda l'età, voleva dato un calcetto, sì, vabbè. Voleva allontanare la palla, poi vediamo se lui non si vede, non si vede quello che accade dopo il calcio, ma che, vabbè. Ok, poi che calcetto gli ha dato? Mi sembra che l'abbia ammazzato, dove sta? No, no, assolutamente. Ma guarda, no, ma è lui che ha fatto se ci fai caso. Il 10, quando no, il 10 se tu ci fai caso, fatto, il giocatore adesso cosa succede lì? Purtroppo ma poi si mette no, le io no, poi guarda là, il giocatore del come si chiama? Della San Maurese. Guarda lì, ha spostato la palla con la mano. Lui voleva calciare Pepe il pallone per allontanarlo. Allora, lui ha spostato la palla. Io le cose che guarda odio, si è buttato per terra. Guarda, nel calcio per qualche, terra, guarda un po', si è buttato per terra. Neanche guarda lì, guarda lì, proprio una sceneggiata. Io le odio. Si vedono, si vedono anche in Serie A, in Serie B. Quella è una sceneggiata. Ah, eccolo qui, eccolo qui, vedi. Vediamo un po' se lo strattona come recita il referto. No, dove l'ha preso il braccio l'altro trascinato? Non lo so, ecco. Bisogna vedere subito dopo l'azione. Secondo me lui si avvicina all'arbitro. Ma che fallo ecco è? Qui. Un fallo veniale questo. Un adesso fallo bisogna vedere cosa succede adesso. Ecco, però lì non si vede niente. Poi si vede solo il momento sembra in cui... morto quelli numero 10. Ah no, morto. Però no, si vede, si è visto. Sì, sì. È impossibile che si l'ha appena... quel secondo... No. Stava tirando fuori il cartellino, lui gli ha appoggiato la mano. No. Ma niente di via. Se uno riparte... il polso, come recita. No, aspetta. Deve essere filmato l'arbitro va verso Pepe, sì. Non è che Pepe trascina l'arbitro no, verso infatti, di sé. No, qui non assolutamente. Quindi per alcuni metri dall'azione che si interrompe il filmato, andare verso Pepe. Lo trascinava per qualche qui. Metro ecco, verso qui di si sé. Stoppa l'arbitro. Sì. Pepe è allontanato, quindi come fa a trascinare? Non sappiamo cosa succede lì. Sì, dove ma sta davanti Pepe, come fa a trascinare l'arbitro? Romanamente impossibile. Non la toccare. Ha appena sfiorato sul braccio. Ma dai, la palla no, di ha preso per il polso trascinato per diversi metri. Ma dai, ridicolo. Alcuni per qualche metro. L'arbitro, ricordiamo, per diritto di cronaca, per dovere di cronaca papale di Torino. Di Torino. Quindi un arbitro uno spettacolo. Va bene. Ma io il sì. giocatore che ha simulato il numero 10 d'oro, squalificato però, anche lui per quella però simulazione. Però parecchi giocatori lo fanno, per dire la verità. Cosa? Parecchi giocatori lo fanno. Sì, ma è da censurare tutti sì, i giocatori tutto. Che lo fanno, dalla Serie A fino all'altra categoria. Oh, tra l'altro, a proposito del Pineto, che comunque ripetiamo ha conquistato Buffone, Adriano, il diritto di partecipare ai playoff, adesso il Pineto giocherà in casa dell'Avezzano e poi c'è la Recanatese però che andrà a Forlì. Quindi anche la Recanatese ha una partita difficile perché il Forlì
vuole vincere per poter poi magari scavalcare l'Avezzano, la stessa Vastese, quindi sono due gare molto ma molto difficili, solo che la Recanate sia un punto in più comunque dell'Avezzano, del Pineto. Comunque Pineto che ha raggiunto il suo obiettivo, farà sicuramente, disputerà i playoff. Dovremmo avere anche in linea, se non subito, tra pochissimo, proprio il direttore sportivo del Pineto, Roberto Giammarino, intanto per farci dire se lui magari ha visto qualcosa di diverso, ha visto meglio sul campo quello che è accaduto tra Pepe e l'arbitro, e poi anche un commento naturalmente sul fatto che è stato raggiunto questo obiettivo dei playoff. Vediamo se riusciamo a collegarci con il direttore sportivo del Pineto, Roberto Giammarino, altrimenti andiamo avanti, poi mi rivolgo a Max Paciglio, quando sarà in linea ci avvertirai tu, Massimo. Allora, Francavilla, anche il Francavilla, grazie al successo esterno 1-0 in casa dell'Isernia, Una bella impresa, Sì, sta comunque nei playoff. Sì. Nei playoff a un punto dietro c'è la San Giustese, però adesso voglio dire, il Francavilla giocherà in casa contro la Savignanese, quindi vincendo è irraggiungibile, ecco. Una bella impresa ha fatto la squadra di Paolo Racchini. Sicuramente, no? Si mancava questo scoop, diciamo, questo briefing esterno. Faceva un po' avanti indietro, no? È stata nelle playoff, poi ne usciva. Questa è una vittoria pesantissima. Allora, sì, abbiamo la telefonata, sì, grazie a Max Paciglio. Buonasera Roberto Giammarino, direttore sportivo del Pineto. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i telespettatori. Allora Roberto, noi abbiamo visto e rivisto le immagini che sono abbastanza chiare, non dico chiarissime. Noi non abbiamo visto francamente quello che recita il referto, cioè che Pepe abbia trascinato per qualche metro il direttore di gara tenendolo per un polso. Tu che cosa hai visto sul campo? Io ho visto le stesse cose che avete visto voi e che hanno visto tutti. Il problema è, credo che ci sia stata in questa situazione una 30 minuti di blackout dell'arbitro, che ha avuto dalla mancata espulsione del numero 10 di Offro, che era c'era un'espulsione da almeno 3-4 giornate, perché era entrato a gamba tesa con tutte e due le gambe a martello. Una brutta entrata, è sanzionata con un giallo. Poi c'è stato un altro episodio sotto la tribuna, una spinta a due mani a Succiarcelluti, non fischiata. Poi dopo nella stessa azione è caduto un giocatore, ha buttato la palla in palla laterale, ha fischiato fallo contro. Lì in quel momento credo che Pepe sia andato a redarguire l'arbitro, a parlare con l'arbitro, perché c'erano due o tre giocatori e Marianeschi è stato ammonito in quell'occasione. Perché gli era stato il fallo contro e lui non aveva fatto fallo, nell'immagine si vede, e praticamente da lì credo che lui abbia perso un po' la testa. Questo però riguarda un altro episodio. Io proprio nell'episodio specifico voglio dire, ma perché, se è vero, perché un arbitro deve scrivere sul referto che è stato trascinato per il polso? Ma il problema è questo, io non riesco a capire. Poi quella è stata una piccola vendetta al momento, che siccome il problema qual è? Il problema di fondo è che se un arbitro scrive queste cose non ci sono le immagini, che cioè tecnicamente se tu fai ricorso, e noi faremo ricorso sicuramente, sicuramente anche 7 giornate abbiamo, però non puoi dimostrarlo col video. Loro non sono tenuti a vedere il video, quindi praticamente danno ragione all'arbitro, vabbè, per non sconfessarlo, in un mondo che non è un mondo, questo è il problema. Io credo che 7 giornate, le prese 10 giornate di Cagno, quando diede lo spintone e fece cadere l'arbitro. Io credo che Pepe, quello che ha fatto, mi ha detto il ragazzo che ha cercato di voleva prendere con il calcetto per allontanare il pallone, questo pure l'abbiamo messo in evidenza. Ma è logico. Purtroppo noi siamo in mano a Dio, perché questa è la situazione. Faremo ricorso sperando che a questo ragazzo che ci vive col calcio, Alfonso Pepe, gli sta compromettendo anche l'inizio del campionato prossimo, perché adesso sconterà una giornata, poi 6 giornate, un mese e mezzo di campionato. Speriamo che il ricorso venga in qualche modo accolto, ci sia una riduzione sicuramente. Lui è capitano, però insomma io adesso non so il suo curriculum, se è un capitano cattivo, ma non credo, no. Anche perché aveva segnato 2 gol, stavate vincendo, eravamo alla fine della partita, il 93esimo credo,
non riesco a capire. Direttore, Paolo. Sì. Posso fare una domanda? Luca Di Pasquale. Sì, ciao, lo conosciamo. Ciao. Tu hai giocato a pallone, quindi si sa che nel momento in cui c'è un fallo, uno struisce, si mette davanti, dai calcetto al pallone per allontanarlo. Dal filmato è talmente, secondo me, nitida l'idea che quando stava a calciare il pallone, Diobi, il giocatore della San Maurese, ha tolto la palla con la mano destra e istintivamente è normale che tu, non calciando il pallone, tocchi l'avversario. Ma talmente un calcetto veniale che secondo me l'arbitro in quel frangente sognava che aveva visto Copperfield a fare la magia, io non lo so. Cioè, per scrivere pure quelle cose, che poi lui va nei confronti di Pepe, gli va dietro, non è che Pepe lo trascina all'altra parte, lui gli va dietro. Qui a me è talmente incoerente tutta l'idea, mi sembra proprio assurdo, è assurdo. Roberto Tiziano, ciao. Ciao Tiziano. Ti volevo dire, mi aggiungo a quello che ha detto il direttore, praticamente ci stava anche da punire la grave simulazione che ha fatto il numero 10, gravissima, che è rimasto per terra, sembrava fosse stato colpito da una pistolettata addirittura, quella ancora più grave, andava espulso al limite anche quel numero 10 per simulazione. Sono d'accordo con te, proprio questo il problema, è che in quei 4 ore di blackout che ha avuto questo ragazzo, e ci può stare che un ragazzo abbia un momento di non lucidità, il problema è che l'entrata fatta a due gambe, a mattello, a mezza altezza, era un pallaccio da espulsione diretta. Ma ripeto, lì doveva essere sanzionato con 2, 3, 4 giornate scolastiche, perché era stato un brutto fallo. La panchina nostra era saltata in aria perché pensavano all'espulsione, lì è stato ammonito. Quel ragazzo non ci doveva stare in campo, sì, sì. Al 92esimo, doveva essere cacciato prima. Il problema è che questo ha indispettito un po' tutto il proseguo della partita. Noi sinceramente ci siamo ritrovati a lottare, veramente, noi avevamo bisogno di vincere perché sapevamo che i playoff passavano da quella partita con la matematica, con i 3 punti avevamo la matematica certezza di disputare anche quest'anno i playoff. Però credo che sia stata veramente una partita cattiva, brutta nel primo tempo e cattiva nel secondo tempo. Ci hanno menato fino alla fine, cioè io quello che dico, non abbiamo avuto, noi quest'anno purtroppo abbiamo avuto tanti arbitraggi molto discutibili. Abbiamo avuto delle sanzioni incredibili, ma io dico che c'è qualche forma di qualcosa che non funziona, perché quello che è successo ieri a Pepe, io mi aspettavo 2 giornate, ma mi ero riproposto di parlare con il signor arbitro per dire guardi, non sia pesante, perché era il 93esimo, il ragazzo ha dato un calcetto, cioè queste erano 7 giornate, io sinceramente. Oggi ero col presidente a Franco. Roberto, c'è anche in studio Franco Di Giulio, il vicepresidente del Real Giulianova. Ciao Franco, ciao Roberto, quante guerre. Franco, tante guerre, ma io continuo a vedere sempre tanti tanti morti e pochi superstiti. Roberto, secondo del mio parere, quest'anno si sono visti degli arbitri, secondo me, scandalosi. Io ne ho viste 4-5 che secondo me non possono assolutamente arbitrare in queste categorie, ma secondo me c'è qualcosa di strano nel fatto che questi stessi arbitri vengono di nuovo la domenica successiva, vanno di nuovo a arbitrare. Questo mi sembra molto strano. Ma Franco, io sono molto più tranquillo, nel senso che non credo che ci sia qualche forma di come si dice, non trovo il termine giusto, di malafede non credo assolutamente, io credo non malafede, ma ragazzi, purtroppo non all'altezza della situazione, ma purtroppo ci sono dei ragazzi bravi, perché io ho avuto anche arbitraggi di ragazzi bravissimi che sono stati bravi e gli ho fatto i complimenti. Purtroppo credo che chi va a controllare deve gestire questi ragazzi, deve imparare certe cose, non si possono fare come nel caso, in questo caso mi sembra più una ritorsione che una punizione. Quindi io spero che nel ricorso si vedrà le immagini, perché le immagini sono su YouTube, sono da tutte le parti. Io ho delle emittenti, oggi ho chiesto anche a Rete8 se avevano i filmati integrali, ma TV6 mi ha mandato dei filmati dove si vede che Pepe non ha fatto queste cose. Perciò dico, adesso spero che la giustizia sportiva, ma non tanto per noi, perché comunque lui, il gesto che ha fatto, sarà punito
due giornate ne avrebbe preso, due o tre giornate, credo, per quella stupidaggine, perché l'espulsione diretta del capitano, certo, purtroppo non se ne potevo dire, sono almeno due giornate. Quindi quello che ha fatto Alfonso è sbagliato, però credo che questa cosa di queste giornate sia fuori dal mondo, e questo ragazzo ci lavora, il prossimo anno farà un campionato, se sarà a Pineto sarà molto penalizzato, se andrà, certo, da un'altra parte avrà comunque un mese, sarà fuori, quindi spero che ci sia una giustizia sportiva che poi dirà non è così. Roberto, grazie per questo tuo intervento, naturalmente complimenti comunque al Pineto che ha raggiunto l'obiettivo, cioè i playoff. Adesso magari aspirate anche a superare la Recanatesi, anche se avete un derby in casa dell'Avezzano molto, molto difficile, perché l'Avezzano ha bisogno di punti. Grazie di cuore Paolo, no, grazie, ti volevo dire, è stato un campionato bellissimo dove ad oggi, alla penultima giornata, non si è ancora deciso chi vince il campionato, esatto, chi la griglia playoff, chi retrocede, la griglia playoff. Beh, voi siete nei playoff, però la griglia, voi siete nei playoff. Noi ci siamo, ed è stato veramente una bella cosa, perché per il secondo anno consecutivo siamo arrivati all'obiettivo. È chiaro che cercheremo di arrivare al massimo per il piazzamento, e quindi andremo ad Avezzano a giocarci la partita, a cercare di fare la partita. Poi se saranno più bravi gli avversari gli faremo i complimenti, se ci avremo più bravi noi. Io ci spero di superare la Recanatese, che è un confronto difficile a Forlì. A Forlì. Credo che questo campionato sarà deciso veramente all'ultima giornata in tutte le situazioni. Ed è stato bello proprio per questo, bello, avvincente e lunghissimo, è massacrante. Quindi perfetto, al calcio. Grazie di cuore Roberto Giammarino, direttore sportivo del Pineto. Noi ci dobbiamo fermare per un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Bene, di nuovo in diretta per l'ultima tranche di trasmissione, abbiamo ancora 10 minuti scarsi. Io aprirei una finestra sul Teramo, perché abbiamo già detto in prima battuta che il Teramo, nonostante la sconfitta di Trieste, si è salvato per via di alcuni risultati favorevoli, però c'è un'altra partita da onorare, tra l'altro al Bonolis, dove sarà gran festa e arriverà la Ternana. Tra l'altro, tra i tifosi della Ternana e quelli del Teramo non corre buon sangue, quindi sicuramente sarà una partita molto sentita. La Ternana può aspirare ai playoff, in un posto nei playoff, e anche il Teramo, se con un po' di fortuna, potrebbe aspirare a questo nuovo traguardo, nuovo obiettivo, oltre quello primario della salvezza. Allora facciamo così, io ho alcuni contributi da farvi ascoltare, ve ne faremo ascoltare due, ne ho preparati tre, però forse non ci siamo poi con i tempi. Intanto andiamo a sentire l'intervista che ho realizzato ad un collega, il collega del quotidiano Il Centro, Gaetano Lombardino, che così abbiamo parlato un po' di questa salvezza del Teramo e anche della prossima sfida contro la Ternana. Gaetano Lombardino, collega, ha seguito per il Centro in pratica tutto il campionato del Teramo. Certo, Gaetano, rispetto alle ultime due stagioni almeno il Teramo è riuscito a salvarsi con una giornata di anticipo, e questo sicuramente è estremamente positivo. Sì, assolutamente, positivissimo, non accadeva da qualche anno. E quindi insomma bisogna essere assolutamente contenti per questa salvezza arrivata in anticipo, che certifica anche il buon lavoro fatto da Maurizi. Sotto la sua gestione sono stati raccolti 38 punti. Quando Maurizi è arrivato la situazione era piuttosto complicata, non sono mancati momenti difficili durante la stagione, però insomma si è arrivati all'obiettivo anche in maniera direi abbastanza comoda e molto più ottimistica rispetto alle previsioni. E tra l'altro, altro, classifica alla mano, anche se ci sono alcune condizioni che dovrebbero verificarsi, sì. Il Teramo ha addirittura la possibilità anche di inserirsi nei playoff. Ma è una prospettiva che insomma il Teramo si sta giocando. È chiaro che arrivare undicesimi può un po' stuzzicare l'ambiente, di per sé una partita già molto sentita qui dai tifosi, perché con la Ternana c'è un'antica rivalità. Quindi insomma sarà partita vera domenica, anche la Ternana è tornata in gioco per l'undicesimo posto, vedremo se il Teramo riuscirà a mettere un po' una ciliegina su una stagione che a mio parere è già positiva e il bicchiere è assolutamente pieno. Visto anche un po' i rapporti di parte della tifoseria con la dirigenza, sarà comunque una festa biancorossa domenica?
Ma è chiaro che io credo di sì, perché comunque l'obiettivo principale è stato raggiunto, poi mantenere comunque questa squadra tra i professionisti è un grande risultato che tutti devono apprezzare e devono festeggiare. Poi i rapporti ovviamente col presidente, con la dirigenza, i rapporti con una parte della tifoseria si sono deteriorati ormai già da qualche anno. Vedremo se in estate ci saranno novità sul piano societario e se Campitelli dopo 11 anni ha intenzioni quantomeno insomma di farsi affiancare da qualcuno o di cedere. La mia sensazione è si ripartirà, a mio parere, con il presidente, magari allargando un po' la base, ecco, casomai facendo allargare la base societaria. Esatto. E questa era l'intervista con Gaetano Lombardino. Torniamo, Massimo, sulla classifica del campionato, del girone B del campionato di Serie C, perché c'è questa possibilità da parte del Teramo di potersi inserire nella griglia dei playoff, però devono verificarsi alcune condizioni. Intanto la prima è quella di battere la Ternana al Bonolis domenica, inizio della gara alle 15, poi l'altra combinazione favorevole, il Monza dovrebbe vincere la Coppa Italia, giocherà la gara di ritorno contro la Viterbese, all'andata credo che abbia vinto il Monza 2-1, e poi soprattutto anche che l'Albino Leffe, che precede il Teramo di una lunghezza in classifica, non vinca contro la partita casalinga contro il Vicenza, quindi un po' di combinazioni favorevoli, sì. Però ci può stare che il Teramo, battendo la Ternana, che poi scavalcherebbe anche la Ternana, potrebbe anche, chissà, disputare i playoff. Tornando però alla gara di Trieste, ha fatto molto, forse troppo, dico io, rumore l'episodio dell'espulsione di Mirko Spighi. Anche qui ci trovavamo nel finale della partita, perché lui era subentrato in corso d'opera per un brutto fallo. Questo sì, il fallo è stato brutto su Granoce. Al giocatore sono state inflitte 3 giornate di squalifica, ma soprattutto poi sulla stampa locale e anche sui social si è scatenato un po' la caccia all'uomo contro Spighi, killer che ha rotto il nostro giocatore, che poi per fortuna Granoce ha subito sì questo brutto intervento, però sembra che soltanto qualche scoriazione, qualche ferita, sia tutto a posto, la gamba. E oggi proprio Spighi in conferenza stampa, lo abbiamo sentito, lo sentirete anche voi, ha chiesto scusa dicendo anche qualcos'altro. Sentiamo Spighi. Vediamo un po' se riusciamo a proporvi la conferenza stampa di Mirko Spighi. No, non riusciamo? Sono molto contento, orgoglioso di questa squadra, perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante in un campionato molto difficile, e quindi sono soddisfatto, perché dopo le ultime stagioni molto tribolate, quest'anno siamo sempre stati in una situazione abbastanza tranquilla, ma comunque la classifica era sempre corta, quindi ci bisognava sempre stare molto concentrati. E beh, sicuramente all'interno del gruppo quest'anno ci sono stati degli uomini importanti, prima che dei calciatori, e quindi si è creato un ambiente all'interno dello spogliatoio di importante, di gente veramente con gli attributi, quindi quello fa la differenza. Poi questa salvezza penso che sia grande merito del mister, perché il mister ci ha dato tantissimo, è arrivato in una situazione particolare e piano piano si è fatto conoscere, ha cercato di metterci in campo sempre nel migliore dei modi e ci ha dato una grossa mano. Penso che la maggior parte del merito di quest'anno vada al mister. Quest'anno senza Ivan mi sono sentito in dovere di avere più responsabilità e ho cercato di calarmi di più nella parte, perché comunque questi anni scorsi sono sempre stato un giocatore importante, ma non ero mai stato il capitano, e quindi quest'anno ho cercato di assumermi molte più responsabilità e di metterci sempre la faccia più possibile, ecco. Quindi spero di essermela cavata e sono contento, perché comunque ho rappresentato una squadra di uomini importante, quindi mi fa onore, ecco. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno, perché appunto volevo chiedere pubblicamente scusa a Granoce, perché sicuramente il fallo è stato brutto, è una schifezza che non mi appartiene, però ci tenevo anche a spiegare la dinamica di campo, perché
chi ha giocato calcio, diciamo chi fa calcio, sa anche che il calcio è di attimi. E io quando sono entrato in scivolata sicuramente sono entrato duro, con una foga agonistica importante che mi contraddistingue poi nel calcio, perché io gioco così. E nel momento in cui l'ho fatto, volevo prendere il pallone, comunque volevo entrare forte sul pallone, e purtroppo il campo è un po' scivoloso, un po' lui è venuto verso di me e ha sterzato all'improvviso. Io ero già in volo e sicuramente ho fatto una brutta entrata che mi dispiace tuttora, però posso anche dire che secondo me è stato fatto un caso mediatico troppo grosso. Chi mi conosce sa che non è nelle mie intenzioni fare male a un avversario, a un compagno, eccetera eccetera. E chi non mi conosce invece può andare a vedere secondo me anche la mia umile carriera, che dice che in 12 anni ho fatto 8 anni di professionismo e 4 di dilettanti, ho preso il primo cartellino rosso diretto dopo 12 anni, quindi penso che se non sono una persona cattiva come mi stanno dipingendo, ho visto qualche giornalista che mi ha dato del killer, del mostro, secondo me sono cose assurde che non devono succedere. E ripeto, mi dispiace per Granoce perché poteva farsi male, però io l'ho visto dopo la partita, aveva 3 graffi importanti, e che io il momento in cui ho fatto fallo e mi sono accorto, diciamo, dell'entità brutta, perché purtroppo nel calcio succede, come succede ai grandi campioni, e volevo subito alzarmi e andare a chiedere scusa a Granoce, perché non era mia intenzione, come ho detto in precedenza, fargli male. Non ho avuto il tempo perché sono stato aggredito da 20 persone. E allora che vogliamo fare? La gente che mi ha dato gli schiaffi, i pugni, così, cosa sono? Persone sane, brave, oppure solo Mirko che fa il cattivo e cose? Io non ho fatto in tempo perché comunque sono stato aggredito, e quindi l'unica cosa che mi è venuto da fare è difendermi. Perché mi sono sentito in pericolo, una persona si difende. Secondo me l'arbitro mi ha punito con le 3 giornate anche per questo, e questa cosa mi dispiace, però prendo atto e vado avanti. Così dunque Mirko Spighi, abbiamo sentito anche il capitano Nabil Caidi, siamo davvero alle battute conclusive, volevo far concludere sì. Il vicepresidente Franco Di Giulio, allora questo X lo possiamo dare per scontato oppure no? Domenica, Giulianova Cesena, festeggereste tutte e due. Aspettiamo un grande pubblico, sì. Di vedere anche una bella partita, e auguriamoci che vada bene per noi. Perfetto, Tiziano bene. Vuoi salutare qualcuno? Baci e abbracci a tutti. Luca Di Pasquale. Chi mi ama e chi non mi ama. Luca Di Pasquale. Ciao. Faccio in bocca al lupo a tutte le società abruzzesi, anche se alla fine tra Avezzano e Pineto purtroppo una deve. Io do in bocca al lupo a tutti. Avezzano e Vastese. No, però c'è la partita Avezzano-Pineto. Ah sì sì, è una delle giustamente due. Faccio in bocca al lupo a tutte e due, esatto. Ma umanamente impossibile. È umanamente impossibile. Beh, siamo contenti anche giustamente per il Terno, che insieme al Pescara è la massima espressione del perfetto calcio regionale. Grazie agli ospiti di questa sera, grazie in regia a Massimo Paciglio. A rimanete lì perché alle 22 c'è Sergio Zappalorto con il calcio a 5 Stelle. A risentirci. Buonasera.